campo della Nanni per 1-0 e poi c'è il Monterosi che ha pareggiato 0-0 sul campo dell'Alba Longa. È stata una domenica fortunata e diciamo positiva per i colori delle squadre viterbesi in Serie D. La Flaminia ha espugnato il campo di Anagni con un gol di Morbidelli, un successo importantissimo perché permette ai rossoblù civitonici di portarsi in una situazione di classifica 9 punti fuori dalla zona calda e anche così bissando un successo di domenica scorsa 3-0 in casa con Lanzio. Quindi era importante muovere la classifica ed è stato fatto nel migliore dei modi con una vittoria esterna che soprattutto fa classifica e fa morale per gli uomini di mister Schenardi. Per quanto riguarda invece la formazione del Monterosi, un ottimo pareggio esterno su un campo molto difficile come quello dell'Alba Longa. Albano Laziale è sempre un campo ostico per qualsiasi formazione, un pareggio che fa morale, fa classifica, ma soprattutto porta il Monterosi in una posizione di classifica a 13 punti ex aequo con la Racing Aprilia, che ha espugnato il difficile campo di Latina vincendo un derby e quindi 13 punti che proiettano il Monterosi in piena zona playoff a soli 3 punti dal duo capolista Avellino e Trastevere che ha 16 punti. Grazie anche a voi, a risentirci ai prossimi appuntamenti con nuove partite e speriamo anche con nuovi risultati positivi per le formazioni della provincia di Viterbo che comunque si stanno